il tuo futuro. Il tema della maternità è un tema ad alto rischio perché è coperto di stereotipi, è coperto di retoriche che vanno dalla descrizione della maternità idillica, che sarebbe la realizzazione della donna in quanto donna, che diventa felice solo in quanto madre, si realizza, a invece visioni strumentali in cui viene strumentalizzato addirittura l'utero femminile come luogo di una generazione di figli per altri. Tuttavia è interessante avere un approccio diverso e più coraggioso alla maternità attraverso scrittrici contemporanee quale Elena Ferrante, Annie Arnoux, Clarice Lispector, la stessa Maria Zambrano, ossia scrittrici filosofe che hanno tematizzato l'esperienza materna come esperienza dell'umano che viene in contatto, viene attraversato da quella che possiamo chiamare, che loro chiamano, la materia infinita, il processo generale della vita. Questo può essere fonte di una nuova conoscenza che ci dà anche la capacità, la possibilità di avere una prospettiva sul mondo dei viventi a cui apparteniamo che non sia una prospettiva androcentrica, così come vuole la tradizione, soprattutto la tradizione filosofica, ma che sia invece una prospettiva dal di dentro, partecipativa, che ci metta in contatto, che ci faccia comprendere, capire, conoscere qual è l'origine, che non è l'origine dei filosofi, l'archè generale, ma l'origine di ciascuna e ciascuno di noi come corpo incarnato. Nel corpo femminile della madre, là è per ciascuno e ciascuna ciò che abbiamo in comune, l'origine. Sono Adriana Cavarero, sono una filosofa e una filosofa femminista. Ho insegnato filosofia per molti anni all'Università di Verona e in alcune università statunitensi e oggi vi parlerò di un tema difficile e tuttavia interessante, che è il tema della maternità e della natura, della vita, del mondo dei viventi, visto da una prospettiva anomala, una prospettiva che mi viene suggerita da alcune scrittrici contemporanee. Una delle cose che colpiscono nella tradizione filosofica è il rapporto che la filosofia e i filosofi hanno con la natura, questo fin dalla origine greca della filosofia. E perché questo rapporto è un rapporto negativo, è un rapporto di una specie di arrogante ostilità rispetto alla natura. Ora, noi sappiamo bene che natura, che in greco si dice physis, deriva da phio, che è il verbo che vuol dire nascere. Ma insomma anche nella nostra lingua sappiamo che natura deriva dal latino nascor, che vuol dire nascere lo stesso. Quindi natura è il luogo della generazione e della rigenerazione, il luogo della vita, non tanto intesa come bios ma intesa come zoe. Allora è interessante cominciare a prendere in considerazione la celeberrima definizione di Aristotele dell'anthropos, che dice l'uomo è uno zoon logon ekon, è un animale, un vivente che ha il logos. In questa definizione la parte, diciamo, essenziale, ossia che l'uomo è un vivente, che l'essere umano è un animale, questa viene ritenuta una parte secondaria, una parte inessenziale, mentre ciò che è essenziale per definire l'umano è il logos, la capacità di linguaggio, la capacità di pensiero. Ora, noi sappiamo che Aristotele ha però un interesse per il mondo della zoè, ma se noi andiamo a Platone, che è, diciamo, il vero fondatore della metafisica, noi vediamo che in questa idea che la natura, la zoè, sia qualcosa di secondario, è molto più arrogante. Platone dice che mentre la psiche
è ciò che definisce l'umano, addirittura scintilla divina dell'umano, è ciò che rende l'umano partecipe dell'ordine cosmico attraverso la conoscenza delle idee, e quindi ciò che definisce l'umano per eccellenza. Il corpo, la parte della vita, è invece, lui dice, una zavorra, una tomba. Di qui una tradizione che poi si sviluppa in vari modi nella storia della filosofia, ma che non abbandona mai questa idea che l'umano sia qualcosa, sia l'essere superiore al vertice della piramide, al vertice dell'ordine del cosmo, e che tutto ciò che invece è animale, vita, generazione, rigenerazione, sia qualche cosa di inessenziale, ossia potremmo chiamarla mera vita. Questo schema antropocentrico, che ha un atteggiamento arrogante, predatorio, strumentale rispetto al mondo della vita, alla natura, è qualcosa disposizione dell'animale che ha il logos. Non ci si stupisce che in questo organigramma la donna, gli umani di sesso femminile, risultino anch'essi in una posizione secondaria, inessenziale, strumentale, strumentalizzabile, perché ovviamente i corpi femminili sono i corpi che generano, per cui il rapporto fra la donna come colei che genera e la natura come generazione e rigenerazione è un rapporto molto stretto. Cosa intendo dire? Quando noi parliamo di maternità, siamo prese in una tradizione stereotipica che ci parla in mille modi del materno, facendo del materno, diciamo, o qualche cosa di idillico, il luogo, il modo in cui la donna si realizza, oppure facendo del materno qualche cosa che si può controllare. Ormai abbiamo tutte le biotecnologie che controllano, vedono attraverso radiografie sullo schermo, no? La crescita dell'embrione e il parto. E qui cito una famosissima frase di Adrienne Rich, che credo che sia una frase che ormai ha 60 anni, in cui nel libro Nato di donna lei dice: tutti gli esseri umani su questa terra sono nati da una donna, eppure, lei dice, ne sappiamo molto di più dei mari che navighiamo che non della maternità. Quello che Adrienne Rich vuole dire è che abbiamo queste visioni stereotipiche della maternità, abbiamo soprattutto una visione della maternità fatta dall'occhio antropocentrico, possiamo chiamarlo l'occhio patriarcale, che ho la visione del sesso che non genera, il quale sesso che non genera produce interpretazioni, visioni del posto nel mondo del sesso che genera, producendo visioni nel quale il sesso che genera, la maternità delle donne, diventa o qualcosa di in fondo utile, lo ammette persino Platone. Platone dice: i rapporti, le inclinazioni sessuali, omosessuali fra maschi sono le migliori perché producono attraverso l'eros educativo i discorsi veri, le idee sull'ordine del mondo. Però dice anche gli eterosessuali una funzione ce l'hanno, non conoscono il vero eros, che è produzione di pensieri, di verità, praticano l'eros meramente materiale, però si riproducono. Io oso proporre un approccio diverso, nel quale la maternità è innanzitutto esperienza conoscitiva, cioè l'esperienza di un corpo singolare che nello scindersi e generare un altro corpo singolare è attraversato dal processo della vita infinita, della materia infinita, è attraversato dal processo stesso della rigenerazione. Dicendo materia infinita, vita infinita, non sto citando a caso, ma sto citando alcune scrittrici a me molto care, per esempio la misteriosa Elena Ferrante, oppure una scrittrice brasiliana che si chiama Clarice Lispector, che è anche una grande filosofa mistica. Ambedue queste scrittrici, ma vorrei citare anche Annie Ernaux, per esempio col libro L'evento, ma ce ne sono altre, forse
potrei allargarmi a Maria Sambrano, abbiamo insomma un insieme di approcci di scrittura femminile al tema della maternità, e questo approccio premette subito che la verità sul materno non si è mai detta, che si danno mille rappresentazioni del materno, ma non si dice la verità. Naturalmente la verità è un termine difficilissimo in filosofia, io sono molto cauta nell'utilizzarlo. Questo che le scrittrici intendono è la verità intesa come il lato oscuro più profondo, più concreto, e tutte loro identificano questo lato più oscuro, più profondo, più vero, con un'esperienza diretta, sconvolgente, tremenda, di un corpo singolare umano che viene attraversato, spossessato da una forza naturale, diciamo superumana, sovraumana, e che però si fa complice con questa forza naturale sovraumana. È una conoscenza diretta del fatto che non solo noi siamo zooli, siamo animali, siamo viventi, ma siamo viventi come parte di un mondo molteplice di altri viventi singolari. Non esiste la vita con la V maiuscola in astratto. È di per sé impensabile, è semplicemente un esercizio filosofico metafisico parlare della vita in generale, perché la vita si dà sempre nella singolarità dei viventi. La vita sono le vite singolari, la molteplicità straordinaria delle vite singolari, e il fatto che partorendo, facendo la gestazione, durante la gravidanza, il corpo femminile sia impossessato, attraversato da questa forza molteplice che si dà proprio nella singolarità di un corpo che si scinde per generare un'altra singolarità, è un tipo di conoscenza che a mio avviso può essere dirompente, rivoluzionario rispetto alla visione tradizionale filosofica della natura. Il rapporto strumentale che la tradizione filosofica ha con la natura, con la vita, col mondo dei viventi, diventa addirittura ostilità in una certa corrente abbastanza egemone della teoria femminista. All'origine c'è un celeberrimo libro di Simone de Beauvoir che viene pubblicato nel 1949, che si chiama Il secondo sesso, un vero volume di indagine sul fatto come mai la donna viene considerata il secondo sesso, un sesso minore. E Simone de Beauvoir, la sua teoria fondamentale è espressa in una frase che è diventata celeberrima: donna non si nasce, donna lo si diventa. Che cosa vuole dire? Per Simone de Beauvoir, quando si nasce, si può nascere maschio o femmina, ma nulla in teoria differenzierebbe il tipo di sviluppo intellettuale che lei chiama l'esistenza libera che l'individuo può avere una volta che nasce e che si affaccia alla vita, e per cui ha tutto il tempo futuro per realizzare la sua libertà, la sua esistenza. Tuttavia, al di là di questo dato biologico elementare, c'è il fatto che la storia della cultura, la società, la storia stessa hanno dato un significato preciso all'essere di sesso femminile e all'essere di sesso maschile, ossia hanno, per così dire, prodotto un significato, una visione, uno stereotipo di che cos'è la donna e che cos'è l'uomo. Simone de Beauvoir denuncia questo perché in questo ordine patriarcale stereotipico le donne sono in posizione secondaria, sono soggiogate, confinate in casa, ed è come un destino ineludibile diventare donna. Se io vivo in una società dove essere donna vuol dire determinate cose secondarie, diciamo servili,
Lei naturalmente pensa che questo destino possa essere invece ribaltato, che chi nasce di sesso femminile possa non diventare donna, ma diventare un essere libero, come già è permesso agli uomini, e però indaga e dice: come mai questo è successo? E lei lo chiama uno strano mistero. Qual è questo strano mistero? E la sua risposta è proprio la maternità. Cioè, secondo lei, non solo nella femmina umana, ma nelle femmine mammifere, nelle femmine di molte specie, questa funzione generativa, rigenerativa, è ciò che ancora le persone di sesso femminile, cioè ancora le donne alla biologia. Questo fa sì che la donna imprigionata in questa funzione riproduttiva non possa trascendere. Questo è il verbo usato da Simone de Beauvoir. Secondo lei il trascendente è il percorso che ci porta fuori dalla mera natura, dalla mera animalità, ossia dal regno della necessità. E quindi il trascendere è l'essere liberi. La donna invece è immanente, è imprigionata, no, dentro questa necessità. Ora, si può notare che, sebbene con parole molto diverse, sebbene con un approccio femminista di critica al patriarcato, siamo all'interno di una visione che combacia perfettamente con quella di Platone, ossia una visione in cui di nuovo l'elemento del generare, l'elemento della vita, diventa servizio, mera vita, mera animalità, mentre l'elemento mentale, inventivo, creativo, artistico è l'elemento che si stacca dalla prigione della vita. Che influenza ha avuto questo sulla storia del femminismo? Influenza diretta e indiretta. Certo è che in molta parte di pensatrici femministe c'è un'ostilità per il tema della maternità. Cioè, è un tema che tende a essere tralasciato, è un tema rispetto al quale c'è una certa censura. Sia perché il tema della maternità viene visto nelle sue trappole idilliche. Quindi un rifiuto di queste trappole, che sono proprio trappole, di positivizzazione resa romantica di una funzione biologica. D'altra parte, proprio perché la funzione biologica, come dice Simone de Beauvoir e le sue seguaci, è una funzione imprigionante. C'è naturalmente nella posizione de Beauvoir o delle sue seguaci un errore di prospettiva. E l'errore di prospettiva è considerare le donne come i corpi che dovrebbero essere obbligati a generare, obbligati a figliare. Di modo che qualsiasi donna, come dice il verbo patriarcale, dovrebbe diventare madre, perché se no non è donna in senso pieno. La proposta che io suggerisco, ma che non è certo una novità, c'è anche una tradizione femminista su questo, soprattutto del pensiero della differenza sessuale, che la maternità non debba essere inquadrata innanzitutto come un dovere, come un obbligo, ma la maternità sia invece vista, diciamo, con l'occhio della figlia. E quindi la maternità è ciò che mia madre ha esperito e che io non sono obbligata ad esperire, ma non è soltanto ciò che mia madre ha esperito perché sono nata da madre, ma, come dice Adrian Rich, qualsiasi essere umano sulla terra è nato da madre. Quindi abbiamo questa zoontologia, questa condizione della vita, del vivente, che è ciò che accomuna gli umani, l'essere singolarizzati, l'essere vite singolari che sono venute al mondo e vivono perché partorite, generate da corpi femminili singolari, da vite femminili singolari. Voi sapete che la filosofia si è sempre interrogata sull'origine, quella che in greco si chiamava archè, no? Ecco, secondo me queste sono interrogazioni, interrogativi astratti, oso dire metafisici,
che possono essere sostituiti da un interrogativo molto più intimo e molto più personale di ciascun umano che vive su quella terra. Perché io qua? Qual è la mia origine? Dove ho il mio inizio? Ed è chiaro che la nostra risposta è sempre simile, perché dove ho la mia origine, dove ho il mio inizio, è in un corpo di donna, è nel corpo di mia madre. Ora è strano che in millenni la filosofia che indaga le cause, l'archè, la profondità, il significato di ciò che è, non abbia interrogato l'origine di ciascuno. La filosofia che, diciamo, nasce con Platone, che ha questo atteggiamento, in un certo senso, antinaturalista, appartiene al periodo storico che possiamo chiamare generalmente antropocene e che ha una forte caratteristica patriarcale. Forse questa è una buona occasione per chiarire che il patriarcato non è una categoria storica, nel senso che nella storia umana ci sia stato un periodo storico, un'epoca con il patriarcato. Il patriarcato è una categoria antropologica, questa è la sua origine, e si intende un sistema, un ordine dei poteri e delle relazioni di potere che vedono i maschi in posizione privilegiata e dominante. La filosofia, da Platone in poi, fa già parte di questo forte ordine simbolico patriarcale. Ma che cosa è interessante da notare? Che la differenza sessuale, per così dire, delle evidenze anatomiche, oltre che delle differenze ormonali, ma che non sono visibili a vista, questo ha sempre colpito gli umani, no? E gli umani l'hanno sempre tradotto in un ordine simbolico, dove davano un posto al maschile o al femminile. Noi appartiamo a una tradizione storica, non solo filosofica, storico-letteraria, filosofica, in cui questo fatto è stato tradotto appunto in una visione patriarcale di superiorità del posto del maschile rispetto al posto strumentale del femminile. Ma questo tipo di cultura non è l'unica di cui abbiamo conoscenza, perché abbiamo invece conoscenza anche di culture matrifocali o matrocentriche. Se andiamo all'interno dei reperti archeologici e artistici, abbiamo moltissime testimonianze, in genere di statuette di donne corpulente, statue di vario genere, di vario tipo, alcune artisticamente raffinate, altre più grezze, che sono un po' sparse, un po' in tutto il mondo, però studi particolari sono stati fatti per la zona indoeuropea e la zona mediterranea, a testimonianza di una cultura matrocentrica. Cito questo perché questa cultura matrocentrica ha una caratteristica che la rende molto interessante, ossia è una cultura nella quale l'umano e soprattutto il femminile come corpo generante si sente parte integrante del mondo dei viventi e non ha un atteggiamento né strumentale né predatorio con questo mondo dei viventi, se volete con la natura. E in questo tipo di cultura non ci sono strutture sociali gerarchiche, piramidali, ma prevale piuttosto una struttura sociale di tipo orizzontale. Cioè abbiamo degli interessanti rapporti di potere che, dove il potere non è sopraffazione ma partecipazione e soprattutto, questo è veramente interessante, non abbiamo testimonianze salienti di violenza, di violenti scontri. Queste culture matrifocali poi vengono soppiantate da culture di una società, per quanto riguarda l'Europa, di orde di uomini a cavallo che vengono dalle steppe del nord e distruggono e soppiantano questi insediamenti. Allora, nella trovare reperti archeologici, le statuette corpulente e tutti gli utensili per la coltivazione delle erbe vengono sostituite da spade.
Questa è una società di guerrieri ed è tipico il fatto che la tradizione patriarcale sia una tradizione che ha la sua origine l'eroe guerriero e la struttura verticale. Vorrei citare una celebre tragedia di Euripide che trasporta in epoca di splendore della polis e quindi di cultura patrocentrica segni di un immaginario matriarcale. Si tratta delle Baccanti di Euripide, una tragedia che ha come suo protagonista Dioniso travestito da straniero, ma fra le tragedie greche in generale a noi rimaste è l'unica tragedia in cui Dioniso è in scena. È Dioniso che vuole vendicarsi dei tebani che non praticano il suo culto, invasa le donne tebane e le donne tebane lasciano la polis e corrono nelle selve del monte Citerone e qui sulle selve danzano danze sfrenate, bevono latte, vino e miele che sgorgano spontaneamente della terra, diventano estatiche, ebbre, vivono in uno stato di felicità, di gioia, di euforia, che voi capite è lontanissimo dallo stato che avevano nella polis, dove loro come Penelope dovevano stare nella stanza dei telai e dovevano partorire, nutrire i bambini, badare all'oikos. Qui invece hanno una libertà sfrenata di perfetta comunione con la natura. Non è la prima volta che c'è questa immagine nella tradizione greca. Tutte conosciamo l'età dell'oro di Esiodo. L'età dell'oro è proprio, Vernon la chiama il paradiso vegetariano, cioè è proprio l'età in cui, l'era originaria in cui sgorgano latte, miele, vino dalla terra e tutto è gratuito, il cibo è gratuito e gli uomini e le donne dell'età dell'oro si cibano di questo cibo gratuito. Però nella versione di Euripide c'è appunto un segno, un ricordo che provoca sicuramente lo spettatore greco, il pubblico greco, dell'immaginario matriarcale. Perché queste donne, siccome alcune di loro erano fresche di parto, di bambini che hanno abbandonato a casa, danno le proprie mammelle gonfie, dice Euripide, a cerbiatti e cuccioli di lupo. Ora, cosa significa? Che nell'ambito dell'età dell'oro, di questo paradiso vegetariano, di una natura generosa e che si dà spontaneamente il cibo, ci sono donne che allattano animali, nutrono animali. Ecco, questo è da una parte una testimonianza di come le figure femminili siano appunto in un immaginario, un evocato immaginario matriarcale, matriocentrico, del tutto immerse nella natura. Un'immersione tale che le donne diventano zoè che nutre. Vedete che qui c'è il superamento di un limite. Il limite è la distinzione fra umano e animale, fra l'animale umano e gli altri animali. Non è che sia raro la trasgressione di questo limite, perché nel mito di fondazione di Roma noi abbiamo Romolo e Remo nutriti da una lupa. Qui però è particolare, qui siamo all'interno di una festa estatica di donne che nutrono animali. Cioè qui la comunione è profonda, come ci sia una lato della maternità che non è solo il lato generativo ma anche il lato nutritivo, perché la vita non è solo essere generati, la vita è vivere e mangiare e noi sappiamo che ci mangiamo l'un l'altro, nel senso che mangiamo dei viventi, mangiamo piante, mangiamo carne, mangiamo animali. Quello che mi pare importante e suggestivo è che Euripide porta la memoria di una cultura non antropocentrica, di una cultura che io chiamerei zoocentrica. Ma che cosa si può insegnare? In epoca contemporanea, questa epoca di catastrofe ambientalista e climatica, si può insegnare il fatto che gli interventi scientifici per rimediare alla catastrofe ci sono, e meno male che ci sono, e speriamo che ce ne siano anche altri.
è la prospettiva originaria che bisogna cambiare. Cioè, finché noi continueremo a considerare questa catastrofe con l'occhio antropocentrico, dove la natura è l'altro da dominare, difficilmente riusciremo a entrare in uno spirito che non aumenti la catastrofe, che vada in una direzione diversa dalla catastrofe. Ci vuole invece un occhio, uno spirito di conoscenza compartecipativa del nostro essere zooi con le forme viventi che ci circondano, un tipo di conoscenza rispetto alla quale l'esperienza materna può essere, come dire, emblematica, può essere un esempio. Se cominciamo a pensare la nostra fine in un mondo che non ha fine, in un mondo di viventi che vive ben più di noi, se cominciamo a metterci in questa prospettiva, secondo me possiamo avere una conoscenza della catastrofe stessa che non sia una conoscenza arrogante e dominante che ci ha portato fin qui. Lucy.